the road again. I'm on the road again. Luca, buongiorno ragazzi, come state? Benissimo. Benissimo. Con lui mi sono già visto un pochino. Tu invece non ci hai snobbato. No, snobbato. Io lavoro e ero in ufficio. Ah, lui no invece? No, lui lavora con la mascherina. Con tutto. Allora, state lavorando su due vetture? Sì. Tutte e due molto interessanti. Sì. Partiamo dalla Belvetta rossa. Partiamo dalla Swift Sport, ecco questa qua. Che è una macchina che come giudichi innanzitutto? Da appassionati? Questa è carina. Secondo me io la vedo come l'antagonista della Mini. Questo poteva essere così come idea, l'antagonista della Mini in giapponese, poi dopo dipende dai gusti. Un mezzo che chi possiede è felice, mi sembra, no? Sì, secondo me è una macchina interessante, era molto bella anche quella precedente, questa qui diciamo che è stata modificata, il punto sostanziale è che è diventata turbo ed è diminuita di cilindrata perché è un 1.400 con 140 cavalli, mentre la precedente era un 1.600 mi sembra con 136 cavalli, vado a memoria, ed era un aspirato. Ok. Cosa dovete fare su questa vettura? E qua dobbiamo fare praticamente tutto quello che volevo appunto descrivere, era cosa fare su una preparazione completa rispetto a una preparazione basica, perché le preparazioni vanno un po' a step, step 1, che è quella che vediamo sulla Golf. Quindi questa diciamo che abbiamo iniziato adesso, partiamo dallo scarico che è l'unica cosa che abbiamo per il momento montato. Questo è lo scarico, esatto, questo è lo scarico originale, quindi centrale con i due silenziatori, e un terminale con un silenziatore conformato in quella maniera lì. L'abbiamo sostituito sempre con prodotti della Ragazzon, quindi il centrale diventa diretto, si chiama gruppo N o centrale diretto, quindi abbiamo tolto via due silenziatori e il terminale, attenzione a tornare indietro che ti inciampi, e il terminale è omologato però ha una pancia più piccola, quindi dopo casomai alla fine tireremo giù la macchina, ti faccio sentire anche il sound. Chiaramente prima tu accendevi la macchina non sentivi assolutamente nulla, la velocità di serie era tristissima. Adesso diciamo che ha la sua voce, non è eccessiva, quindi un bel lavoro, quindi abbiamo con l'esperienza che ci siamo fatti la conformazione più logica è sempre quella di proporre un terminale omologato e un centrale un pochino più libero, allora lì hai il giusto bilanciamento. Quindi questo come scarico, adesso Mirko ha finito adesso il lavoro. Poi il cliente ci ha commissionato una serie di altri interventi che riguardano appunto il motore, l'assetto e l'impianto frenante, quindi questo si tratta proprio di una preparazione completa che verrà fatta in diversi step, però diciamo a livello generale per quanto riguarda il motore il solito discorso della turbina, perché essendo una macchina turbo abbiamo già sperimentato varie volte la possibilità di modificare il turbo con diversi tipi di modifiche, quindi si possono cambiare o solo le giranti di scarico e di aspirazione in Avion e in Inconel, o nel caso in cui fosse possibile farlo, allargare l'alloggiamento delle giranti, quindi modificare la volumetria del turbo, quindi creare un turbo maggiorato sempre con giranti più leggeri in Avion. E questo diciamo è un lavoro che ormai abbiamo sperimentato più volte, dà un ottimo risultato e andiamo via tranquilli con questo. E che ci farai vedere, vero, prossimamente? Sì, una cosa interessante, volevo appunto invitarti dove facciamo appunto questo genere di modifiche e lì parliamo magari in maniera più tecnica di che cosa significa modificare una turbina e quali sono le varie componenti che compongono il turbo. Ok, questa vettura è nuova di pacca. Questa deve essere abbastanza recente, sì, dalla taglia è recente. È pulita quasi. Sì, sì, no, è nuova, è molto recente e come spesso accade tanti clienti, ma anche quella Golf 7.5, cioè tanti clienti appena la comprano, dopo una settimana, 10 giorni abbiamo fatto delle preparazioni su macchine con 50 km, cioè, uscite dal concessionario non sono neanche arrivate a casa, sono arrivate da noi. Come facevamo con i motorini, esatto. Uscivamo con la Vespa dalla Piaggio di Sempione, eravamo subito preparati. Polini, cose, sì, esatto, esatto. Ottimo. Quindi, la vogliamo sentire? Sì, adesso se Mirko la tira giù un attimo ti faccio sentire un po' la voce, che questa secondo me è uno degli aspetti. Diciamo che il discorso dello scarico riguarda sì la voce e il fatto di completare la preparazione motore per avere uno scarico un pochino più libero. Chiaramente la preparazione del motore riguarderà anche l'aspirazione, riguarderà il catalizzatore, riguarderà chiaramente anche altre parti, però avere lo scarico diretto più libero sicuramente facilita. Certo. Eh sì, quando si tirano giù gli scarichi sono più barilotti che... Sì, no, no, quella è veramente, adesso io l'avevamo accesa prima, se non vedevi l'ago non la senti assolutamente. Che uno che compra una macchina così ha voglia di avere anche un po' di quel fair feeling, dai, no? Purtroppo, ma guarda che è un problema che accomuna tutte le macchine sportive, ormai sono pochissime le macchine dove tu hai un appagamento di sound, basta Mirko, dove tu hai un appagamento di sound, cioè macchine come queste secondo me, dal mio punto di vista, dovrebbero giocare anche sul discorso del sound. Va bene il coso sportivo, va bene le prestazioni, il turbo, cioè una macchina che è molto ben bilanciata. Il problema, ma non solo di questa, come tutte le macchinette sportive, una volta la 112 Abarth, la Golf GTI, cioè accendevi il motore, lo sentivi cantare, queste qua... Però scusa Luca, poi faccio cena a Mirko. La Mini che abbiamo citato prima, io rimango, sai, adoro le Mini fino al 2004-2005, però lì ancora quando accendevi sentivi, sentivi. Adesso ovviamente con le ultime motorizzazioni ma la Mini non la considero neanche più, non è più Mini. Ma lì per questione di normative antiquinamento, cioè hanno raddoppiato i catalizzatori, sono diventati più grossi, cioè arrivare all'Euro 6 poi diventerà ancora, cioè sarà sempre, arriveremo a un certo punto alla macchina elettrica. Vai Mirko, facci sentire. Bello! Dai due sgadate che sentiamo. Bello. Beh, un'altra roba. Ma già al minimo mi piaceva, Mirko, sai, già al minimo la senti. Diciamo, adesso la senti, ma vedi che già, cioè, per essere fatto bene questo lavoro non deve avere una robusità eccessiva al minimo, se no succede che poi andando hai una rombosità che ti dà fastidio. Deve essere una cosa calibrata, al minimo deve avere un pochino più di voce, poi agli alti deve chiaramente cantare un po' meglio, però non deve essere una cosa fastidiosa, assolutamente, se no non va bene. Giustissimo, fantastico. Poi seguiremo magari le altre evoluzioni man mano che le fate, quelle di cui ci parlavi. Spegni pure Mirko. Ci spostiamo sulla Golf, un po' più soft. Eccola qui, Golf R-Line, non so che motorizzazione è. Questa qua è 1.4 TFSI, una macchina da 125 cavalli, 126 cavalli, è il restyling della Golf 7, quindi la chiamano la 7.5, la Golf Restyling, adesso c'è la 8 però vabbè. E di queste qua ce ne arrivano tantissime, soprattutto questo è un motore 1.4, ne facciamo parecchie, quelle dove interveniamo ma veramente in maniera consistente sono le 1.5. Sono dei polmoni incredibili, ma probabilmente è una macchina adatta ai ragazzi giovani, cioè ne hanno vendute talmente veramente tante, e su quelle macchine lì, guardavo un attimo i dati anche recentemente con la Ragazzon, il cambio dello scarico centrale terminale ne abbiamo fatte veramente un badalucco, come si suol dire in gergo, quindi probabilmente è una macchina di successo per ragazzini, cioè, giovani o neopatentati, che ancora hanno voglia di sentire un po' di sound. Anche in questo caso, come abbiamo visto per la Suite, abbiamo fatto sempre l'accoppiata, non la metto sul ponte, però comunque il terminale sempre omologato con la sua relativa pancia e il centrale diretto. Questa qua è una modifica, diciamo, stile GT. Cosa facciamo? Cambiamo la bandella, questa, o il damper, chiamiamolo come vogliamo, bandella posteriore, con l'alloggiamento con le asole per i due terminali, e poi viene montato questo terminale che si chiama duplex, con le uscite da 102 tagliate a 30 gradi sottili, e devo dire che senza spendere una cifra esorbitante la macchina posteriormente è molto molto bella. Infatti stavo pensando al discorso del terminale, nessuno ci chiede, perché c'è anche la versione sportiva solo col terminale sinistra, ma a memoria mia tutte quelle che abbiamo fatto, sia 1.4, 1.5, anche le GTD e le GT, sono tutte con lo scarico. A me così piace, Luca, Mirko, perché così ti ricordi innanzitutto l'R32 che comunque è il riferimento, e poi probabilmente con uno solo da un lato sarebbe più bilanciata, secondo me. No, così è perfetta, così è perfetta. Dai, sentiamola. Questa è più soft, è più sorniona, vedi c'è proprio una differenza notevole. Anche questa, diciamo, se noi la sentissimo stock questo suono qua non lo senti, lo scordi. Diciamo che è il 50% di quello che abbiamo sentito prima, però ragazzi, più di così, cioè, se sono... Però devo dirti che piaceva anche a lui, assolutamente, ma io sono sempre dello piede, cioè queste cose qua, perché uno dice ah ma potrebbe essere più rumorosa, va bene, inizialmente può anche darsi, ma quello che io cerco di far capire ai miei clienti, la macchina la dovete usare per tanto tempo, se io ve la faccio troppo rumorosa, a parte che questa qui più rumorosa di tanto non si riesce, però al di là di quello, se io la faccio troppo rumorosa, dopo un certo periodo venite me la fate rimettere a posto, perché dà fastidio, deve essere una cosa, ok, sai, quel giusto bilanciamento, né troppo né troppo poco. Luca, ti ricordi, io e te abbiamo fatto un'operazione su quel Mini Clubman che avevo, Cooper S, certo. L'ho voluto, non l'ho ascoltato e l'ho voluto tutto rumoroso. Aperto, tutto rumoroso. Dopo un mese non ce la fai, abbiamo dovuto fare un passo indietro, siamo dovuti tornare indietro perché purtroppo tanti clienti, prima settimana godi come un riccio e dopo ti dà fastidio, porca miseria, non riesci a parlare al telefono perché va in risonanza e sempre in quel numero di giri dove tu le usi di più, tipo non so 3000-3500 giri, va in risonanza e senti questa rombosità che dà fastidio. Da fastidio. Ok, quanto tempo ci vuole, Mirko, per fare questo tipo di lavorazioni? Ti volevo solo finire, quindi abbiamo fatto scarico, poi abbiamo fatto centralina, filtro aria a pannello e il classico pedal boost che l'avete già visto altre volte, questo però bene ricordarlo sempre qua, che serve per variare la il tempo di risposta sul pedalacceleratore. Quindi diciamo, ricapitolando, lo step 1 sostanzialmente sono queste quattro cose, quindi si cambia qualcosina sullo scarico, sull'aspirazione, si ottimizza i parametri di gestione elettronica motore e si mette il pedal boost. Questo qua è proprio il classico step iniziale. Da lì, come abbiamo visto, ripeto, sulla Swift si può arrivare a step 2, step 3, ci sono veramente un'infinità di per cui un domani il proprietario di questa Golf 1.4 TFSI potrà decidere di cambiare anche il resto, può implementare il lavoro, e stiamo già parlando sull'argomento, cioè il prossimo step cosa sarà? Turbina e intercooler. L'intercooler ti serve, cioè si mette un intercooler con un catalizzatore metallico per abbassare la temperatura dei gas di scarico, in questo caso rivedremo la mappa per aumentare un pochino di più le pressioni, eventualmente si monta un intercooler maggiorato davanti. Una volta rifatto queste tre cose, se è già passato lo step 2, la macchina, noi di solito consigliamo ai clienti di fermarsi lì, perché ci sono quelli che propongono preparazioni aprendo i motori, ecco, questo noi siamo assolutamente contrari, perché fin tanto che tu fai determinati lavori e la macchina è affidabile va benissimo, oltre una certa soglia, questa è un po' l'esperienza che abbiamo noi, la macchina diventa sempre più potente, ma comunque la curva di affidabilità decresce in maniera radicale, e questo secondo me è un errore, dopo ognuno la giudica come vuole. E invece lo scarico completo potrebbe farlo poi lui? Sì, senz'altro, lui ha montato praticamente 2/3, gli manca solamente il downpipe, basta, lo scarico poi una volta che è montato il downpipe l'abbiamo completato tutto, cambiarlo adesso con la mappa che abbiamo fatto non aveva senso, lo abbiniamo quando facciamo il lavoro dalla turbina, cioè sono proprio un po' dei blocchi, dei pacchetti che vengono fatti a sé stanti. Mi è piaciuto tanto ascoltare Mirko oggi. Hai visto? Allora, devo essere sincero, è stato un po' fastidioso, perché quando comincia a parlare minchia non si ferma più, allora, però devo dire che quello che hai detto, Mirko, è oggi così, oggi così. Grazie Luca, grazie Mirko, grazie, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Again, I'm on the cloud.